Il libro di Rosario è un libro importante, ma noi tutti dobbiamo comunque essere in grado di dare risposte, di responsabilità a noi stessi. Io penso che chi sta in questi palazzi debba dare risposta alla propria coscienza. Perché mi sono candidato? Perché sto qua dentro al Senato? Perché faccio politica? Perché voglio condividere un percorso per migliorare il mio paese insieme a tante persone? O voglio semplicemente coltivare il mio io e la mia possibilità di diventare qualcuno? Io interpreto la politica, e lo sapete da tanti anni, come un modo per mettersi a servizio, ma credo che la condivisione delle responsabilità di dove vogliamo arrivare sia un dato che insieme possiamo coltivare. E domani, nel festeggiare i 30 anni della legge sugli omicidi, questo ci dobbiamo dire. Quante medie ancora dobbiamo raggiungere, se fossimo dei giocatori? Quante partite dovremmo ancora vincere per arrivare alla grande coppa finale? E io sono romanista, attenzione, nessuna coppa sono dei dolori. Allora dico, io ho sposato un juventino, guardi, sono messo sul divano e posizione. Allora io dico, forse la prima risposta può passare sicuramente per una nuova richiesta che è di tutte le associazioni della parte buona della politica, e impegniamoci su questa sacrosanta legge contro l'omofobia e l'omotransfobia. Sì, vi dico di sì, non so questo Parlamento che sensibilità avrà, però si può costruire una trasversalità. Ma dico anche che un altro strumento noi possiamo utilizzare e dobbiamo continuare a utilizzarlo, che è quello della cultura, che è quello dell'informazione, che è quello dell'educazione. In questa grande partita culturale io scrivo il libro di Rosario e le altre migliaia di iniziative che quotidianamente facciamo. La testa delle persone non si cambia solo se c'è una legge. Dopodiché è vero, la legge la dobbiamo fare, ma la dobbiamo fare fatta bene. Non possiamo dare altri alibi a chi dice ma questo paese garantisce la libertà di pensiero, la libertà di parola. Se tu discrimini e mi insulti, quella non è una libertà. E quindi noi o la costruiamo così la legge o ne facciamo a meno, perché i traccheggi dello scorso 17° Parlamento li abbiamo visti e vissuti, scusa, mi piace andare chiaro, diciamocelo. Quindi se la legge contro l'omofobia si fa senza alibi, altrimenti rimaniamo come siamo e cerchiamo di andare avanti. Lo sapremo nelle prossime ore, vedremo che governo avremo, vedremo chi avrà la delega alle varie opportunità, vedremo chi andrà al Ministero della Scuola e dell'Educazione. Abbiamo carte da giocare. Io sto lavorando e sono contenta che ci sia in sala Leonardo Mona con certi diritti. Io sto lavorando perché il Senato ripristini e rimetta al lavoro la Commissione dei diritti umani. Commissione dei diritti umani che potrebbe anche vedere una presidenza di altissimo livello con Emma Bonino e la partecipazione di alcuni senatori, io ho chiesto di starci. È evidente che quella può essere un modo per far arrivare poi dentro l'aula provvedimenti che difficilmente ci arrivano. Però chiudo nel dirvi, attenzione, perché potremmo avere anche delle sorprese negative, nel senso che chiunque vorrà attaccare la legge, chiunque vorrà fare leggi specifiche per bloccare i nostri percorsi, utilizzerà la Commissione di Giustizia, dove alla fine vanno questi provvedimenti. Io ho detto, sarò l'argine più alto possibile in quella commissione, ma la commissione sono composta da oltre 30 senatori, potrei essere tragicamente a minoranza in quella commissione che ha visto le nostre battaglie contro i medievali. Quindi io vi lancio e vi dico grazie per aver scelto il Senato, grazie perché tutto quello che si fa in termini di cultura e comunicazione è importantissimo. Grazie a Rosario per aver scritto questo libro. Io so quanto di se stessi si mette in un libro e quanto lavoro di autoanalisi si fa delle volte nel scrivere alcune frasi in certi libri, quindi condivido con te la gioia, ma anche il dolore di mettersi a nudo delle volte. Anch'io l'ho fatto nel mio libro sui bambini. Dico però anche grazie ad Adriano, perché Eurogames sarà un evento importante, vi porto dietro un volantino e lo consegno a Malagò fra un quarto d'ora, e vi dico anche restiamo uniti, perché abbiamo parlato di responsabilità, ma la nostra prima responsabilità è anche quella di non farci dividere, di essere un argine davvero, di essere un altissimo fronte e di rispondere positivamente con esempi come questo a
tutto il resto che gira intorno a noi in Italia è spesso negativo. Tra poco ci sarà la meravigliosa Onda Pride, di cui ricordo il lavoro immenso e infinito del Mario Mieli, del presidente Secci, della quale io sono comunque iscritta. E dico anche che Onda Pride ci aiuterà anche in quei comuni dove i sindaci ci danneggiano, dove non ci danno i patrocini, dove danneggiano i nostri eventi, dove non ci fanno andare a lavorare nelle scuole, dove non danno spazio alle nostre famiglie di agente. Quindi l'Onda Pride deve anche riuscire a contagiare una positività, e penso al Pride di Roma, nella sua immensa grandezza, nella partecipazione infinita che ha, che avrà, io ci sarò ogni anno, deve anche riuscire a dare questo segno, perché è vero che purtroppo andiamo verso un governo pericoloso, però io dico che né il vento né l'arcobaleno si fermano né con le mani né con un provvedimento di questo Senato, che io spero non si segnali per diventare peggiore di quanto già non sia stato. Buon lavoro. Speriamo che il suo auspicio possa verificarsi, e io cedo la parola a Sebastiano Secci. Mi permetti una parola di ringraziamento? Certo. Monica, tu hai ringraziato me per aver scelto il Senato, io ringrazio veramente tanto e col cuore te per dare voce a queste battaglie e soprattutto per ricordare a tutti e tutte noi di non fermarci, ed è una cosa che noi faremo con tutte le nostre forze. Grazie.